corta, tocca corto per Liviero, il cross sul secondo palo, colpo di testa! E Livolese in vantaggio al minuto numero 17, si sblocca la gara, Imolese 1, Pontedera 0, il colpo di testa vincente è di Lombardi. Esulta sotto il settore occupato dai tifosi rosso-blu, è stato Belloni a colpire di testa, non Lombardi, e dunque Imolese avanti con il colpo di testa, avevamo detto tutte le volte che attaccava con il mancino, traiettoria di uscire, palla sul secondo palo, conclusione, rimane lì colpo di testa e arriva il raddoppio dell'Imolese, 2-0 al minuto numero 37, Imolese 2, Pontedera 0. Ancora una volta sugli sviluppi di calcio d'angolo è arrivato il raddoppio della formazione rosso-blu. E ancora una volta va ad esultare sotto lo specchio occupato dai tifosi rosso-blu. Con la verticalizzazione Luca Lombardi, palla in mezzo e poi la palla che termina in gol. Padovan che la prende con la testa, si allarga sulla destra Belloni, uno contro uno con Ricci, va sul fondo Belloni che riesce a metterla in mezzo, di nuovo Benedetti sul secondo palo, arriva in scivolata con l'esterno destro, applausi del Romeo Galli per questa iniziativa di Belloni e Benedetti. Col mancino sul secondo palo esce a vuoto il portiere del Grosseto, la palla resta lì, palo altro le... Partita già preso la piega e la direzione dei rossoblù. Belloni per Palma, si allarga il campo Limolese centrale, il destro! Manovra Liviero, lungo a cercare Belloni, controllo preciso per Turchietta, poi De Sarlo, limite dell'area, il suo cross dentro per Belloni, non rischia Bacchini, la mette in out, calcio d'angolo! Il terzo di questa ripresa, battuto velocemente da Turchietta. Poi Liviero vuole andare al cross, lo disturba Nannini. Entra in area Liviero, il cross basso e il gol del pari, clamoroso, la pareggiata limolese con Belloni. Cross basso di Liviero che è riuscito a saltare di netto Cosimo Nannini. E poi il tocco a due passi probabilmente di... con Lombardi che scatta, Milesi in anticipo, c'è anche Belloni che ridà palla verso Lombardi, Lombardi e Milesi, Lombardi dentro Belloni, Lombardi, le finte su Milesi, ancora Lombardi, traversone, colpo di testa e pallone in rete! Bordini che poi lo mette fuori, Cerretti, tocca per Belloni, D'Alena, in area di rigore, D'Alena, ancora per Belloni col destro! Altra chance per Limolese, questa volta con Nicolas Belloni, e anche questa volta la palla dà soltanto l'impressione di terminare in porta, finendo fuori dallo specchio. Ora Romano,
che la scucchiaia dentro per De Feo. Lo stop, il destro! E c'è il pareggio del Limolese a 10 dalla fine! Il servizio di De Feo per Belloni, che segna il suo quarto gol in campionato, e l'argentino rimette tutto in parità, 1-1 al Romeo Galli. Con il già citato Amatucci, possesso Imolese, cercato Belloni, poi Lombardi. Arriva di nuovo Nicolas Belloni, che gli scippa il pallone dentro per Lombardi, che la mette in mezzo a sua volta. Arriva la parata, il pallone dentro, e c'è il vantaggio del Limolese al minuto 14 dopo il... dopo che il Limolese l'ha stappata. Attenzione di nuovo a Belloni, che prende questo pallone dentro per Luca Lombardi. Ancora il 20 sul mancino, attende l'arrivo dell'altro Lombardi. Imolese 2 Aquila. Si accentra, la mette in mezzo per Belloni, colpo di testa, attraversa la palla e lì arriva Romano con il tap in di testa. È 1-0 Imolese al 15° minuto. E dopo il tentativo di Belloni, tra l'altro bellissimo il tentativo dell'attaccante argentino. Si aprono un po' di strade per l'Imolese, si fa vedere Luca Lombardi, parte invece il cross sul secondo palo dove c'è Belloni, colpo di testa dell'argentino, la palla danza pericolosamente, il fallo lo commette lo stesso Belloni. Cosa fa? Non abbiamo capito bene la decisione di... È una brutta decisione, si è ammonito. Tremolada, si è ammonito il giocatore del Modena, vuol dire che sarà calcio di rigore, non ha indicato il dischetto in apparenza, è rimasto a terra Nicolas Belloni. I giocatori del Modena vanno a discutere con l'assistente. Ricordiamo che in precedenza lo stesso Paride Tremolada aveva assegnato un rigore al Modena, poi aveva cambiato decisione. Tesser sbigottito, chiesta la barella, cosa che era già successa nel primo tempo con Damiano Lia. Sta di fatto che c'è un possibile calcio di rigore, così è apparentemente, con i giocatori del Limolese sul punto di battuta, e in particolare c'è Liviero con il pallone in mano, pronto a calciare. Tutti i giocatori del Modena addosso a Paride Tremolada. Insomma, una gran confusione. Una gran confusione. Non ho capito. Non è stata chiara la decisione, il fallo non l'ho visto. Poi si è rialzato da solo, come vediamo, Belloni. Adesso sono entrati in campo anche dei membri della panchina del Limolese per cercare di placare gli animi. Tutti gli uomini delle due panchine.